RKO Radio. Destinazione altrove, puntata specialissima questa sera, live, qui da Nuvole, il Castello Volante. Cominciamo con i ringraziamenti. Nuvole, Claudio Costantini per averci voluto, grazie Claudia. Castello Volante, appunto, Big Sur, Cool Club, Multiservice Eco, con il fonico strepitoso Nico Aloisi che ci aiuterà anche a registrare questa puntata speciale di Destinazione altrove che andrà in podcast. E Alessio, accanto a me vedete in questa puntata assolutamente specialissima un uomo che è stato un batterista hardcore, un DJ, proprietario di un negozio di dischi, giornalista, critico musicale, scrittore, producer, ultimamente anche discografico. L'uomo senza la cui ansia io non potrei più vivere. Max Nocco che gira i vinili. Puntata speciale quindi Destinazione altrove, 90 minuti alla deriva con Massimo Colazzo e Max Nocco. Fra un po' il sommario. We are like the wind, wrapped in luminous wings. We make a road for the spirit to pass over. For the spirit to pass over. E abbiamo cominciato con un pezzo specialissimo, appena uscito, lo ha fatto Max, è un edit, un mix edit di qualche giorno fa, dei Dead Can Dance, Songs of the Stars, mix edit di Max Nocco. Abbiamo voluto cominciare così, racconteremo un sacco di storie questa sera, cominceremo con Baudelaire sulla potenza della musica e poi la storia della fortezza dove verrà custodita tutta la musica del mondo, poi storie di cocktail, accanto a me Davide che vi preparerà i cocktail di cui vi parlerò questa sera, saranno sei, il primo lo Spritz, poi parleremo del Chupa Chups e del logo del Chupa Chups, del messaggio in bottiglia più antico del mondo, un altro cocktail, Ranch Water. Poi un battaglione speciale di aviatrici, le streghe della notte. Ancora cocktail Moscow Mule. Un piroscafo che a fine 800 ha fatto una cosa stranissima, la storia della SS Warimo. Ancora cocktail Mojito. E poi una storia piccante sulle suore di Sant'Angelo della Polvere a Venezia. Un pescatore e un turista americano. Un medico inglese che si scoprì alla morte essere una donna invece. Perché si dice avere le palle girate. Ancora cocktail, il re dei cocktail italiani, il Negroni.
E poi per gli autoctoni, ma anche per chi viene da fuori, la storia de Lucarcaloro, una cosa tutta salentina. Due citazioni da due libri importantissimi, Breviario del Mediterraneo di Predrag Matveevich e Storia di una balena bianca raccontata da se stessa di Luis Sepúlveda. L'ultimo dei cocktail di stasera, il Long Island Iced Tea, e chiuderemo con un'altra citazione di Baudelaire. Siamo pronti per cominciare. Benvenuti a bordo. Poteva mancare qui a Destinazione Altrove quella che è stata la sigla della terza stagione. Vi ricordo che trovate il podcast su RKO, andiamo in onda su RKO, su Spotify, su Spreaker, su YouTube e su tutte le maggiori piattaforme di podcasting. La sigla di questa terza stagione è stata questa, Monachi in Gixica, Synapson e Bonga. Parole e musica sono di José Adelino Barceló de Carvalho, detto Bonga, un cantautore angolano. Giovane promessa della tredica quando l'Angola era ancora sotto dominazione portoghese, scelse poi la musica e attraverso di essa l'impegno per la liberazione del suo paese. Questa canzone è in Kimbundu, una delle tante lingue angolane, racconta di esilio, il destino che toccò a José Adelino Barceló de Carvalho fin dai primi anni 70, quando, ricercato dalla polizia di informazione e difesa dello Stato per le sue attività politiche, dovette riparare a Rotterdam, dove nel 72 registrò il suo album d'esordio con il nome d'arte di Bonga. Il titolo, Monachi in Gixica, è tradotto dal Kimbundu come l'ultimo messaggio. Spesso la musica mi porta via come fa il mare. Sotto una volta di bruma o in un vasto etere metto vela verso la mia pallida stella. Petto in avanti, polmoni gonfi come vela, scalo la cresta dei flutti accavallati che la notte mi nasconde. Sento vibrare in me tutte le passioni di un vascello che dolora. Il vento gagliardo, la tempesta, i suoi moti convulsi sull'immenso abisso mi cullano. Altre volte, piatta bonaccia, grande specchio della mia disperazione. La musica, Charles Baudelaire. Metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord si trovano le Svalbard, un arcipelago smilitarizzato ricoperto di ghiaccio e permafrost. Questo remoto territorio ospita meno di 3.000 persone, alcune renne e orsi polari, e anche l'Arctic World Archive, una raccolta di documenti storici digitalizzati, inclusi dipinti di Rembrandt e l'intero archivio nazionale del Messico,
conservati nelle profondità del terreno ghiacciato. Sulle pesanti porte d'acciaio dell'Arctic World Archive, queste parole: proteggere la memoria del mondo. La stabilità climatica e geologica di queste isole è stata una caratteristica fondamentale anche per la creazione di un altro luogo magico, la Global Seed Vault, la cassaforte globale dei semi, una struttura di stoccaggio che conserva oltre 1 milione di campioni di semi. Entrambe le strutture si trovano all'interno di miniere di carbone dismesse e sono state progettate per resistere a catastrofi come una guerra nucleare. In uno spazio dedicato all'interno dell'Arctic World Archive sta sorgendo il Global Music Vault, la cassaforte globale della musica, un luogo progettato per conservare, pensate, tutta la musica del mondo. Alla ricerca di una tecnologia pulita ed affidabile, il Global Music Vault ha collaborato con Microsoft, che con Project Silica ha sviluppato una tavoletta quadrata in vetro di quarzo delle dimensioni di una Polaroid, capace di conservare per migliaia di anni copie digitali di qualità master di registrazioni musicali incise su questo speciale vetro con ottiche laser. Il vetro di quarzo è resistente a temperature estreme, danni causati dall'acqua, impulsi elettromagnetici, abrasioni, perfino tempeste solari. Ogni quadrato può contenere fino a 150 GB di dati. La lettura si basa su un flusso di luce polarizzata e su un algoritmo di apprendimento automatico per la decodifica dell'informazione. In teoria, questi dati dovrebbero durare per molte migliaia di anni, che è proprio il punto del progetto. Un metodo di archiviazione efficace è ovviamente solo uno dei problemi per Global Music Vault. Una sfida molto più complicata sta in due domande chiave. Che cosa verrà preservato? E soprattutto, chi prenderà questa decisione? Cominciamo con i cocktail. Vi racconto la storia dello spritz. Arsenale di Venezia, 1500. Il lavoro degli arsenalotti, gli operai navali, è frenetico. La Serenissima ha il dominio dei mari grazie alla loro maestria e sono tenuti in gran considerazione dal Doge, che li vuole come vogatori del Bucintoro, la sua imbarcazione, in tutte le occasioni ufficiali. A loro era riservato un trattamento economico di favore e garanzie di sostentamento in caso di malattia. A metà pomeriggio, durante una piccola pausa, gli venivano serviti pane e vino rosso per ritemprarli dalle fatiche del lavoro. Nei caldi mesi estivi, invece, il tutto era sostituito da gallette e da una bevanda a base di vino allungato con un po' d'acqua fresca di pozzo. Trecento anni dopo, Ludwig, soldato dell'impero asburgico di stanza in Veneto, comincia ad abituarsi all'uso dei locali di bere vino in osteria.
È un po' a disagio però con la varietà di vini veneti, troppo forti per il suo palato, e quindi chiede all'oste di allungare il vino con dell'acqua frizzante. Nasce la versione primitiva dello spritz. Spritzen in tedesco vuol dire spruzzare, appunto. Il primo a parlarne fu un quotidiano austriaco nel 1836. A Trieste, pensate, ancora oggi è fatto così: vino bianco e seltz. Dobbiamo però aspettare gli anni 20 perché evolva e diventi il popolarissimo aperitivo che conosciamo. Aperitivus, dal latino che apre, sottinteso lo stomaco, stimolando la fame. Il medico greco Ippocrate riusciva a stimolare l'appetito di pazienti inappetenti somministrando loro un vino aromatizzato, tra le altre cose con assenzio e ruta, piuttosto amaro quindi. Poi furono gli erboristi medievali a capire che era proprio il sapore amaro, bitter in tedesco, a stimolare il senso di fame. Anche in Italia cominciano a nascere i vermouth, i bitter, liquori dolci amari caratterizzati dalla presenza di varie erbe. A Torino nel 1786 la Carpano produce il Puntames, un vino aromatizzato con china. Poi a Novara nel 1860 nasce il bitter Campari. Nel nord-est invece, dove ci interessa, alla Fiera Campionaria di Padova del 1919 viene presentato dalla famiglia Barbieri l'Aperol. Un liquore a base di erbe aromatiche e agrumi, con un pizzico di assenzio dal caratteristico colore arancione. E a Venezia, i fratelli Pilla, nel 1920, creano il loro bitter, di un bel colore rosso vivo, il Select, bitter a metà strada tra Campari ed Aperol, la cui ricetta, rimasta segreta, contempla l'utilizzo di 30 erbe aromatiche, tra cui radici di rabarbaro e bacche di ginepro. Già dai primi del Novecento si erano diffusi i sifoni con seltz, acqua addizionata al momento con anidride carbonica. Il nome viene dalla città tedesca di Seltzer, che ha una sorgente in cui sgorga un'acqua frizzantissima. L'avvento dell'acqua di seltz aprì lo spritz delle origini a nuove tipologie di clientela, come ad esempio le nobildonne austriache, che ora potevano permettersi una bevanda leggera come grado alcolico, ma con un tocco di glamour. Si arriva infine all'evoluzione definitiva del nostro aperitivo, con l'aggiunta del terzo fondamentale ingrediente, il bitter, Select a Venezia e Aperol nel resto del Veneto. Lo spritz si prepara quindi con un vino bianco frizzante, solitamente prosecco, un bitter come Aperol, Campari o Select, che conferisce al cocktail un colore rosso-arancio, e una spruzzata di soda o seltz. Nelle varie zone del Triveneto e dintorni inoltre si identifica anche in base al vino. A Treviso è prosecco, a Padova vino bianco frizzante, a Venezia vino bianco fermo, a Udine Tokaj friulano. Insomma, è un casino. L'IBA, International Bartenders Association, ha messo ordine con la ricetta ufficiale, che prevede 9 centilitri di prosecco, 6 centilitri di Aperol e soda seltz quanto basta, mezza fetta d'arancia come guarnizione. Tra le tantissime varianti, oltre a quelle citate, lo spritz Cynar è quello Campari, in cui l'Aperol viene sostituito rispettivamente dal noto amaro a base di carciofo e dal re dei bitter, il Campari. Spritz, Davide sarà lieto di prepararvelo.
100 gusti differenti, 12 milioni di pezzi prodotti al giorno, presente in 168 paesi, 500 milioni di euro di fatturato all'anno. È una caramella sferica, né troppo grande né troppo piccola, montata su un bastoncino e ideale da succhiare poco a poco, potendola estrarre dalla bocca senza sporcarsi le mani. Il Chupa Chups. Nel 1958 il catalano Enric Bernat, che fino a quel momento produceva peladillas, mandorle confettate servite nelle occasioni o distribuite come regalo agli invitati delle cerimonie, decide di ampliare l'attività di famiglia e commissiona ad una società di consulenza francese uno studio sulle abitudini di consumo delle caramelle. Lo studio rivela che il 67% dei consumatori ha meno di 16 anni e che spesso bambini e adolescenti si impiastricciano mani e bocca. Dal 1908 esistevano i lollipop, caramelle avvolte a spirale, appiattite in forma di disco e infilate su un bastoncino di legno, inventate negli Stati Uniti da George Smith, ma non erano pensate per i bambini. Bernat ha una geniale intuizione. Riduce le dimensioni della caramella per evitare di sporcarsi mani e viso e per renderla a portata di bocca per i bambini. Gli dà la forma di una piccola sfera, sufficiente per appagare il bisogno di gusto in modo soddisfacente, e sembra quasi un piccolo pallone da calcio che entra nella rete, la bocca aperta, e infatti gli dà il nome di Gol. Il prodotto è una rivoluzione. Il nome, beh, non funziona. Pensando al suono che fa la pallina estraendola dalla bocca mentre la si succhia, viene ribattezzato Chups nel 1961, giocando con l'assonanza con il verbo spagnolo chupar, succhiare. Il jingle che accompagnava il prodotto diceva: è tondo e dura tanto, lecca, lecca, lecca un Chups, che in spagnolo diventa chupa, chupa, chupa un Chups. È fatta. Nel 1962, semplice, diretto, musicale, nasce il nome finale, Chupa Chups. In Spagna il successo di Chupa Chups fu istantaneo e divenne ben presto la caramella preferita da tutti i bambini. È stato il primo dolce ad essere venduto su uno stick, liberando così i bambini e i loro genitori dalla tragedia delle dita appiccicose, e il primo ad essere collocato in un vaso sul banco vicino alla cassa anziché dietro il bancone, così da poter essere più facilmente a portata di mano dei più piccoli e favorire l'acquisto di impulso. Bernat decise quindi di espandere il proprio mercato a livello internazionale. Si era reso conto che, per quanto un ottimo prodotto, il lecca-lecca necessitava di un intervento grafico per renderlo più accattivante. Un buon logo che fosse riconoscibile ovunque, gli desse carattere, personalità. E così, nel 1969, decide di rivolgersi al suo amico Salvador Dalí, l'eclettico e stravagante artista surrealista, anch'egli catalano, promettendogli un sacco di soldi. I due si incontrano per un pranzo di lavoro e mentre Bernat racconta entusiasticamente all'amico del suo lecca-lecca, questi appare distratto, svagato, scarabocchia sul foglio di un giornale. Poi mostra il risultato, semplice, riconoscibile. Usa il giallo ed il rosso, colori della bandiera spagnola,
e fortemente connotato al contesto storico, gli anni dei Figli dei Fiori. Il nome è rosso, il colore della passione, dell'eccitazione, su un fiore giallo, la giovinezza, l'ottimismo, l'allegria, l'energia, la positività, la gioia. Mettilo sopra, non sul lato. Devono sempre vederlo per intero. Nel giro di un'ora, su un foglio di giornale, era nato il famoso logo margherita del Chupa Chups. A destinazione altrove, 90 minuti alla deriva con Massimo Colazzo e Max Nocco, parliamo di messaggi in bottiglia. Cercava una perdita e ha trovato una bottiglia con un messaggio all'interno datato 6 ottobre 1887. Il protagonista di questa curiosa vicenda è Peter Allen, idraulico, che la mattina del 14 novembre 2022 si era recato a casa della signora Elizabeth Stimpson a Edimburgo, in Scozia, per un lavoro di routine. Un piccolo buco nel pavimento, poi la scoperta. L'idraulico aveva sollevato esattamente la porzione di parquet che nascondeva un piccolo tesoro, una bottiglia vuota con all'interno un messaggio arrotolato. La padrona di casa, emozionata per il ritrovamento, ha voluto aspettare i figli di 8 e 11 anni di ritorno da scuola per condividere con loro l'apertura della bottiglia. In un primo momento i ragazzi hanno provato ad estrarre il biglietto armati di pinzette, ma il foglio, indebolito dagli anni, tendeva a spezzarsi, per cui è stato necessario sacrificare la bottiglia. Una volta aperto, la scoperta, tra le mani, avevano il messaggio in bottiglia più antico del mondo. Questo era il testo. Gli archivi della città, come riporta Edinburgh Live, hanno confermato l'effettiva esistenza dei due protagonisti romantici, che al momento della stesura sapevano che il ritrovamento sarebbe avvenuto dopo la loro morte. Forse però neanche loro si aspettavano che sarebbero passati più di 135 anni. Mi piace navigare,
nella musica, nei libri, nel mare, nella fantasia, nelle mappe, in tutti i tipi di mappe. Ne ho trovata una che mostrava l'eliofania, cioè la durata del soleggiamento medio in tutto il mondo. C'erano i colori, che aiutano a visualizzare subito. Bene, il nostro Salento, caldissimo e assolato, appare arancione, fino a 2500 ore di luce all'anno. Londra e l'Inghilterra, celestine, 1200-1500 ore. Scorro la mappa e vedo una zona, negli Stati Uniti, quasi del tutto arancioni, di colore bruno scuro, che significa più di 3500 ore di sole all'anno. Faccio lo zoom. El Paso, Texas. Ho caldissimo solo a pensarlo. Ma che cosa berranno laggiù per ristorare il corpo e lo spirito? E allora googlo un po'. Il Ranch Water è un cocktail tipico dell'ovest del Texas. Dissetante e rinfrescante, nasce per fornire una piccola pausa dal caldo torrido del secondo più grande stato americano. Pare addirittura che sia impossibile entrare in un bar senza vedere qualcuno che lo stia bevendo. Non solo, sta rapidamente conquistando tutti gli Stati Uniti dal 2010, quando i barman hanno cominciato ad inserirlo nei loro menu. Le origini del Ranch Water rimangono incerte, circolano diverse leggende al riguardo. Una delle storie racconta che negli anni 60 un cowboy a Fort Davis, dopo una lunga giornata di lavoro al ranch, mescolò tequila, acqua gassata e lime. Funzionò. Aveva inventato un modo efficace per dissetarsi nelle grandi giornate di caldo estivo. In pochissimo tempo, col passaparola, questa usanza si diffuse e ben presto diventò il simbolo dello spirito texano, una bevanda facile, accessibile, familiare, senza fronzoli. Pensate al nome, Ranch Water, che è l'acqua utilizzata nelle fattorie per dissetarsi. L'acqua di puzzo, diremmo nelle nostre campagne. Tre soli ingredienti, tequila, lime e acqua frizzantissima. Lì usano la Topo Chico, un'acqua frizzante incredibilmente gassata che proviene dall'omonimo vulcano inattivo del nord del Messico. La particolare effervescenza e le bollicine extra aggiungono qualcosa in più, dicono. C'è una bellissima leggenda su quest'acqua. Si narra che molto tempo fa, una delle figlie dell'imperatore azteco Montezuma I soffrisse di una strana malattia che le toglieva vitalità e che i rimedi dei medici dell'impero non riuscivano a curare. Montezuma venne a sapere di un pellegrino che aveva viaggiato attraverso le terre settentrionali fino a raggiungere un luogo circondato da montagne dove avevano vissuto gli dei. Lì, si diceva, c'era una sorgente con l'acqua più cristallina e tonificante che si potesse bere. Speranzoso, l'imperatore partì per una spedizione per trovare la mitica sorgente e portarvi la principessa, sua figlia, dopo un lungo viaggio. Raggiunsero l'attuale Monterrey, dove la principessa poté finalmente bere dell'acqua miracolosa e guarire, tornando felice a Tenochtitlan. Non sarà miracolosa come la Topo Chico, ma andrà benissimo qualunque acqua molto frizzante. La ricetta? 60 ml di tequila blanco, 30 ml di succo di lime fresco, 120 ml di acqua frizzante, ghiaccio, fettina di lime per guarnire. La preparazione è semplicissima. In un highball con ghiaccio si versa la tequila, poi il lime, infine l'acqua, lo sta facendo Davide in questo momento. Mescolare delicatamente, guarnire con lime, è perfetto per l'estate. Ranch Water, qui a Nuvole, destinazione altrove.
Anno 1941. L'avanzata delle truppe tedesche in Russia sembra inarrestabile. Marina Raskova, pioniera dell'aviazione e membro del Soviet Supremo, dopo ripetute e insistenti richieste, ottiene da Stalin il permesso di formare un reggimento di aviatrici. In breve, seleziona centinaia di donne tra piloti, meccanici e personale logistico, tutte fra 20 e 30 anni, tutte volontarie e quasi tutte studentesse. Molte sono lì per vendicare i familiari uccisi dai nazisti. L'addestramento è breve, ma dura molto, 14 ore al giorno. Nascono così tre reggimenti di aviazione femminile, le Streghe della Notte. Lo Stato Maggiore non sembra contare molto sulle squadriglie rosa e le affida antiquati biplani Polikarpov PO2 in legno e tela, che prima della guerra venivano utilizzati per irrorare i campi. Manovrabili ma lentissimi, a bordo non hanno radio, radar, strumenti di puntamento, né paracadute e sono armati con due bombe a caduta per un peso massimo di 100 kg. Si naviga al gelo grazie a bussola, mappa e cronometro. Eppure, in breve, queste donne, che volano solo di notte, colpiscono all'improvviso e sfuggono ai ben più veloci aerei della Luftwaffe. Diventano l'incubo dei nazisti. Sono loro, terrorizzati, a dare il soprannome Nachtexen. Streghe della notte. In tutto sono 40 equipaggi, ognuno con due componenti. Ogni notte compiono almeno 10 voli a corto raggio, l'autonomia è limitata. Arrivate nei pressi dell'obiettivo, spengono i motori dei loro aerei e planano silenziose. Cambiano tattica di continuo, volano a pochi metri dal suolo, oppure arrivano ad alta quota, scendendo poi in picchiata col motore a minimo per non farsi sentire. Spesso in formazione di tre. Due fanno da esca per i proiettori da ricerca. La terza piomba sul bersaglio nell'oscurità. Dal 1942 al 1945 le aviatrici eseguono oltre 23.000 missioni, sganciano 3.000 tonnellate di bombe, alcune effettuano più di 1.000 raid. 31 di loro, tra cui Marina Raskova, muoiono in combattimento. Alla fine della guerra il 588° reggimento è l'unità più decorata dell'aviazione sovietica e le Streghe della Notte diventano una leggenda. Irina Rakobolskaya, una delle sopravvissute, raccontava qualche anno fa: «Io e la mia navigatrice Ilenina ci giurammo che a fine guerra ci saremmo incontrate ogni anno il 2 maggio a mezzogiorno al giardino di fronte al teatro Bolshoi. Così è stato. E a noi due, una alla volta, si sono unite tutte le altre. E così, se a mezzogiorno del 2 maggio capitate davanti al Bolshoi a Mosca, ci troverete un gruppo di persone di tutte le età. Sono i figli e i nipoti delle Streghe della Notte». Thank you.
Sul New York Times del 31 maggio 1986 leggo questa notizia. Muore a Napoli John G. Martin, l'uomo che ha reso popolare la vodka negli Stati Uniti. Approfondisco un po'. Era nato nel 1906, 33enne, presidente di una società che produceva cibi, bevande e cocktail in lattina, scommette sulla versatilità della vodka, un distillato quasi inodore di insapore semi sconosciuto negli Stati Uniti, come ingrediente di base per il bere miscelato, ormai molto di moda. Nel 1939 acquisisce i diritti di distribuzione in America di una piccola azienda, la Smirnoff, che produceva vodka a Mosca sin dal 1860. ...1941, Chatham Bar, New York, ad un tavolino due uomini, fiaccati dagli eventi, quasi sconfitti. Uno è John. Gli americani sono abituati al whisky, non hanno familiarità con la vodka, le vendite languono. L'altro è Jack Morgan, proprietario di un locale molto cool dell'epoca, il Cock and Ball Tavern in Sunset Boulevard, la strada delle stelle di Los Angeles, in voga tra le celebrità hollywoodiane. L'imprenditore era anche produttore di una ginger beer, una bevanda a base di estratto di radici di zenzero, dalle note dolci e piccanti molto in voga nell'esercito britannico, ma che stentava a decollare negli Stati Uniti. I due, sconfortati dagli insuccessi, mangiavano lumache. Improvvisamente sono colti da un lampo di genio. Perché non combinare insieme i loro due prodotti? Chiedono al cameriere del ghiaccio e del lime. Una rapida mescolata e l'atto creativo è compiuto. Lo bevono. Un gusto deciso, pungente, speziato, perfetto. La bevanda rinfrescante ideale per il clima torrido ed assolato di Los Angeles. Era nato il Moscow Mule. La leggenda dice che a quel tavolo fosse seduto anche un terzo imprenditore, anzi una imprenditrice, che doveva smaltire un intero magazzino pieno di oggetti di rame, in particolare uno stock di mug da 5 once con inciso sopra un simpatico mulo, in cui venne bevuto il primo sperimentale intruglio e da quel momento in poi tutti gli altri. Di Moscow Mule negli anni 50 se ne bevvero davvero molti e da Los Angeles la moda cominciò a dilagare e si estese fino a Manhattan, conquistando i raffinati palati newyorkesi e portando con sé al successo anche la vodka, considerata fino ad allora un distillato di infimo livello prodotto dal nemico, la Russia. Vodka, ginger beer, lime. Non c'era nient'altro nel bicchiere di John e Jack quella sera. Ma allora, da dove è saltato fuori il cetriolo? Mistero. Tuttavia, una tradizione alcolica dell'Est Europa è quella di buttar giù bicchierini di vodka liscia sgranocchiando di tanto in tanto dei cetriolini in salamoia. Pare che ritardino l'insorgere degli effetti della sbornia. Detto questo, qualche fettina di cetriolo fresco in bicchiere non ci sta affatto male. La ricetta ufficiale dell'IBA, International Bartenders Association, assegna al cocktail un grado alcolico di circa 38%. Ed è fatto così: 4 centilitri e mezzo di vodka, 12 di ginger beer,
0,5 di succo di lime fresco e una fetta di lime. Si riempie di ghiaccio un bicchiere, un tumbler alto, highball, oppure la classica copper mug. Si mette il succo di lime, la vodka, il fill di ginger beer, si guarnisce con una fettina di lime. È lecito aggiungere alla preparazione anche del cetriolo fresco, dello zenzero fresco o qualche fogliolina di menta. Come ogni grande cocktail, il Moscow Mule ha moltissime varianti. Una variante di tendenza è quella che sostituisce il gin alla vodka, il Gin Gin Mule, meglio conosciuto come London Mule. Il gusto del gin, pur molto più marcato rispetto a quello della vodka, sembra combinarsi perfettamente con la nota pungente dello zenzero. Invece il Dark and Stormy è la versione tropicale, insolita e sorprendente, a base di rum scuro. Provatela. Ha molto successo nei locali di tutto il mondo. Moscow Mule, destinazione altrove. 90 minuti alla deriva con Massimo Colazzo e Max Nocco qui a Nuvole, Castelvolante di Corigliano d'Otranto. Andremo in podcast su RKO. He'd never be another cat like Dilla, you know, on a for real, he gave me my first check in the game, you know, which was a G. He didn't have to do that. And piroscafo passeggeri SS Waremo si stava facendo strada silenziosamente attraverso le acque del Pacifico centrale nel suo viaggio da Vancouver all'Australia. L'ufficiale di rotta aveva appena finito di elaborare la posizione con le stelle, portando il risultato al capitano John D. S. Phillips. La posizione del Waremo era 31 primi e 0 gradi di latitudine nord, 30 primi e 179 gradi di longitudine ovest. La data era il 31 dicembre 1899. Sai che cosa significa? Disse con irruenza il primo ufficiale Peyton. Siamo solo a poche miglia dall'intersezione dell'equatore e della linea internazionale del cambio di data. Il capitano Phillips, un burlone, ha sfruttato appieno l'opportunità di raggiungere il sogno di una vita dei maniaci della navigazione. Ha chiamato i suoi navigatori in plancia per controllare e ricontrollare la posizione della nave. Ha cambiato leggermente rotta in modo da poggiare direttamente sulla posizione, quindi ha regolato la velocità del motore. Il tempo calmo e la notte serena hanno giocato a suo favore. A mezzanotte la SS Waremo giaceva sull'equatore esattamente nel punto in cui attraversava la linea internazionale del cambio di data. Le conseguenze di questa bizzarra posizione furono molteplici. La prua della nave era nell'emisfero australe e in piena estate. La poppa era nell'emisfero settentrionale in pieno inverno. La data nella parte poppiera della nave era il 31 dicembre 1899. La data nella parte anteriore della nave era il 1 gennaio 1900. La nave era quindi contemporaneamente in due giorni diversi, due mesi diversi, due anni diversi, due stagioni diverse e in due secoli diversi.
Questa storia era ancora in circolazione sulla stampa popolare nel 1942. È stata poi ripresa da un articolo sulla rivista Ships and the Sea nel 1953 ed è tornata in circolazione online sui social media dal 2021, probabilmente vi sarà capitata da qualche parte. Tuttavia, la tecnologia di navigazione dell'epoca non era abbastanza precisa da fissare la posizione del Warimo in modo così esatto. E non è possibile verificare se abbia mai raggiunto l'impresa dichiarata. Ma a noi piace pensarlo. Metà del 1500, Caraibi. Il ponte di un galeone da corsa che batte bandiera inglese. Un uomo solo, altero, elegante, determinato. Si accarezza con gusto i baffi che torce leziosamente verso l'alto. È stanco di correre i mari. Ha placato la sua sete di conoscenza. Ha circumnavigato il globo, primo inglese a farlo. Ha domato i 40 ruggenti, i 50 urlanti, i 60 stridenti, i paralleli che delimitano quelle zone in cui i venti soffiano così forte da assordare e i marosi sono colossali pareti di acqua nera e minacciosa con immense creste di schiuma. È ammirato e temuto. È un pirata, un avventuriero, un corsaro, un politico. È stato nominato cavaliere per i suoi meriti e la sua audacia. Nel Caribe lo chiamano El Drake, il dragone. In nomen omen, dicevano i latini, nel nome c'è tutto. Lui è Sir Francis Drake. Ha guidato i suoi uomini per mare in lunghi, lunghissimi mesi di navigazione. Era facilissimo ammalarsi e morire. Prendere lo scorbuto per la mancanza di cibi freschi, di vitamina C. Ammalarsi e morire per aver bevuto l'acqua a bordo, putrida e limacciosa. Lui ha trovato una soluzione per minimizzare le perdite. Nelle isole caraibiche, i locali producevano un distillato grezzo e forte, la tafia. Una aguardiente ricavata dal succo della canna da zucchero, una sorta di rum ante litteram. Ha avuto proprio un'idea geniale a mescolarla con l'acqua delle botti, aggiungendo agrumi ed una pianta autoctona molto profumata, la yerba buena, una delicata varietà di menta. Negli anni questo miscuglio prese il nome di Drakesito, piccolo drago. Adorano usare diminutivi da queste parti.
Questa usanza, parzialmente modificata con l'avvento del rum, è diventata stabile nella Royal Navy fino al 1970. Sì, dal XVI secolo fino al 1970, poi sono nato io e hanno smesso. Ai marinai, invece di dare la loro razione di rum tutta in una volta, la si dava due volte, prima di mezzogiorno e dopo la fine della giornata lavorativa, mezza pinta di rum con un quarto di gallone di acqua. Loro la aromatizzano con agrumi, grog la chiamano. È il nonno del mojito. Anni 50 del secolo scorso, La Habana, Cuba. Nel vecchio cuore pulsante della città, un uomo, Angel Martinez, pulisce il banco di un piccolo locale molto pittoresco che ha aperto fin dagli anni 40. La Bodeguita del Medio lo ha chiamato. Sugli scaffali, un ricuore che a fine 800 Don Facundo Bacardi Massò ha contribuito a creare, perfezionando tecniche di distillazione e di invecchiamento. Ad un tavolo un cliente abituale, un bell'uomo, tormentato ed inquieto, scrive. È americano, ha appena avuto il premio Nobel per un libro che narra di un uomo che lotta con la natura e con se stesso. Il libro si chiama Il vecchio e il mare. Lui, Ernest Hemingway. Il nostro barman lo guarda, fa caldo. Sa cosa fare, come alleviare i suoi tormenti. E allora comincia. Prende un bicchiere alto, tumbler si chiama. 5-6 ramoscelli di quella menta profumatissima che qui chiamano yerba buena, erba buona. La preme con delicatezza sulle pareti del bicchiere, consentendole di sprigionare profumi ed oli essenziali. È leggera, fragile. Non sopporta di essere trattata con violenza. Diventa amara, si vendica. Angel sa, la carezza. La bagna con 4 centilitri del miracolo di Don Facundo. Il rum bianco o appena appena ambrato, quello giovane. Armonizza i sapori con 2 cucchiaini di zucchero, ci spreme dentro il succo di mezzo lime, ci mette dei cubetti di ghiaccio, grossi, perché devono sciogliersi piano, e completa con soda. Un ultimo vezzo per decorare, un rametto di menta. Glielo porta. Apprezzerà. Mojito si chiama, una contrazione di mojadito, forse, bagnaticcio. Beh, asciutto non lo è di certo. Con mojo si usa indicare da quelle parti anche delle salse a base di agrumi e spezie in cui intingere i cibi. Mojito, infine, potrebbe derivare dal termine voodoo mojo, incantesimo. Poco importa, Ernest lo prende solo qui, ne è stregato. Mi mojito nella bodeghita, mi dai kiri e nel floridita, ripete sempre. Ne siamo incantati ancora oggi e dall'originale ne sono nate infinite varianti che hanno colonizzato il mondo, spesso adattandosi al gusto locale. In Italia, per esempio, si usa prepararlo con il pestello e con il ghiaccio tritato. Per un cubano questo sarebbe un sacrilegio. Tra le varianti ve ne voglio raccontare una, perché anche gli astemi hanno diritto alla goduriosa voluttà di questo drink leggendario. Si chiama Virgin Mojito. Al posto di 4 centilitri di rum bianco metteteci ginger beer. Poi chiudete gli occhi e siete a Cuba, cullati dal mare, dal sole, dal vento, alla deriva. Somos como águila, volando muy alto, alrededor del cielo, con alto.
Terzo cocktail della sera, non so se riuscirò a finire la puntata. Vi racconto una storia piccante. Non vedo bambini in giro, quindi si può fare. Sono tante appunto le storie che si possono trovare a Venezia, ma una delle più strane ha a che fare con un convento di suore. Si tratta, o meglio si trattava, delle suore dell'ordine delle Benedettine. Questa comunità di religiose abitava nell'isola ora detta Sant'Angelo della Polvere. Il nome particolare di quest'isola deriva dal suo uso successivo a quello di convento. Dal 500, infatti, questo luogo fu convertito a polveriera, della polvere appunto, dalla Serenissima. Ma perché le religiose vennero cacciate? Le cronache dell'epoca narrano questa storia con dovizia di particolari. Ci fu un periodo in cui le mogli dei pescatori di Pellestrina e Malamocco si accorsero di una improvvisa diminuzione del pescato. I pescatori allargavano le braccia e parlavano di stagione scalognata, ma le donne sospettarono subito qualcosa e vollero indagare sulla faccenda. Si recarono quindi da un magistrato della Repubblica spiegando i loro timori. Degli investigatori in incognito presero quindi a seguire le barche dei pescatori nel loro lavoro quotidiano. Gli investigatori scoprirono presto che tutte le barche di ritorno dalla pesca in mare facevano stranamente tappa nell'isola di Sant'Angelo. Dopo indagini più accurate, emerse che i pescatori offrivano parte del loro pescato alle suore in cambio di prestazioni sessuali. Si disse anche che le monache si affacciassero dalle finestre del convento mostrando le loro grazie ai pescatori di passaggio per invogliarli a fermarsi. Una volta scoperta la faccenda, le mogli dei pescatori pretesero ovviamente un intervento immediato delle istituzioni. Furono quindi inviati dei prelati sull'isola per prendere provvedimenti urgenti. Gli inviati però furono presi a sassate dalle vivaci suore e costretti alla fuga. Fu necessario quindi l'intervento dei corazzieri che sotto una pioggia di massi riuscirono ad espugnare l'edificio. Le suore vennero fatte sloggiare e disperse in monasteri dell'entroterra. L'isola venne confiscata e se ne cambiò l'uso, prendendo il nome che oggi porta. Alcuni anni fa, durante degli scavi archeologici condotti nell'isola, si ebbe una ulteriore conferma di questa storia. All'interno di un vecchio pozzo vennero infatti trovate una miriade di conchiglie di ostrica. Le ostriche erano costose anche all'epoca di quei fatti e sicuramente non facevano parte della dieta tipica delle suore. Da questo si avvalorò il fatto che i pescatori avessero donato alle suore il pescato migliore perché gli concedessero i favori. Ma ciò che oggi rimane di questa storia è solo polvere. We'll be right back.
una barca era ormeggiata in un piccolo villaggio di pescatori. Un turista si è complimentato con i pescatori locali per la qualità del loro pesce e ha chiesto quanto tempo ci è voluto per catturarli. «Non molto», risposero. «Allora perché non siete rimasti fuori più a lungo a catturarne altri?» Uno dei pescatori ha spiegato che a loro era sufficiente così per soddisfare le loro esigenze e quelle delle loro famiglie. «Ma cosa fai con il resto del tuo tempo?» «Chiacchieriamo in piazza con gli amici, peschiamo un po', giochiamo con i nostri figli, ci divertiamo con le nostre mogli. La sera andiamo nel villaggio per vedere i nostri amici, bere qualcosa, suonare la chitarra e cantare qualche canzone. Abbiamo una vita piena.» Il turista lo interruppe. «Io ho un MBA dell'Università di Harvard e posso aiutarti. Dovresti iniziare a pescare più a lungo ogni giorno. Puoi quindi vendere il pesce extra che catturi. Con l'entrata extra puoi acquistare una barca più grande e con i soldi extra che la barca più grande porterà puoi comprarne una seconda, una terza e così via fino ad avere un'intera flotta di pescherecci da traino. Invece di vendere il pesce ad un intermediario, puoi negoziare direttamente con gli impianti di lavorazione e magari perfino aprire il tuo stabilimento. Puoi quindi lasciare questo piccolo villaggio e trasferirti a Milano, Londra, Los Angeles o anche New York City. Da lì puoi dirigere la tua nuova enorme impresa.» «E quanto tempo ci vorrebbe?» «20, forse 25 anni», rispose il turista. E dopo? Dopo? Beh, amico mio, è allora che la cosa diventa davvero interessante. Quando la tua attività diventa davvero grande, puoi iniziare a comprare e vendere azioni, guadagnare milioni. Milioni? Davvero? E dopo?» chiese il pescatore. «Dopo potrai andare in pensione, vivere in un piccolo villaggio vicino alla costa, giocare con i tuoi figli, pescare qualche pesce, divertirti con tua moglie e passare le serate a bere e a divertirti con i tuoi amici.» «Con tutto il rispetto, signore, ma è esattamente quello che sto facendo ora. Allora, che senso ha sprecare 25 anni?» chiese il pescatore. Storia presa dal web pare Heinrich Böll. E qual è la morale di questa storia? Sappi dove vai nella vita. Potresti essere già lì.
James Perry è stato un chirurgo militare dell'esercito britannico. Originario della città di Cork, in Irlanda, Perry ha conseguito una laurea in medicina presso la University of Edinburgh Medical School. Poi ha prestato servizio prima a Città del Capo, in Sudafrica, dove eseguì il primo taglio cesareo che sia stato registrato da un europeo in Africa, in cui sia la madre che il bambino sopravvissero all'operazione. Poi andò in molte altre parti dell'impero britannico. Tra le truppe si fa notare per la sua eccentricità. È vegetariano, astemio, calza stivali con il tacco rosso e indossa camicie ricamate sotto la giacca dalle spalle imbottite. Nel 1831 partecipa alla guerra di Crimea. È decorato e promosso ispettore degli ospedali militari nei Caraibi, dove modernizza la sanità. Si ammala di febbre gialla, rifiuta di farsi visitare e rientra a Londra per farsi curare dai propri parenti. Dal 1857 conclude la sua strabiliante carriera ottenendo il rango più alto, ispettore generale di tutti gli ospedali militari del Canada. Gira il paese in lungo e in largo per esigere cibo, igiene, assistenza per i soldati semplici e anche per i prigionieri. Sebbene l'intera vita adulta di Barry sia stata vissuta come un uomo, nacque femmina e alla nascita fu chiamata Margaret Ann. Nata in Irlanda nel 1792 o forse nel 1795, desidera studiare medicina, ma le donne non possono frequentare l'università. Con la complicità della madre, dello zio pittore e professore alla Royal Academy e di alcuni suoi amici influenti nonché illuminati, nel 1809, accompagnata dalla madre, arriva a Edimburgo, dove è ammessa all'università sotto il nome di James Barry. Visse come uomo sia nella vita pubblica che in quella privata per 56 anni. Il suo sesso biologico divenne noto al pubblico e ai colleghi militari solo dopo un esame post-mortem. James Barry, Margaret Ann, chirurgo militare dell'esercito britannico, qui a Nuvole, destinazione altrove. Massimo Colazzo e Max Nocco. Di esercito e di soldati. Sapete da dove deriva l'espressione avere le palle girate? Girare le palle era una pratica utilizzata dai soldati della Prima Guerra Mondiale. La pratica di girare le palle, intese come pallottole, era stata adottata all'epoca della Prima Guerra Mondiale da molti nostri soldati come modo sbrigativo e alternativo di rendere più letale il munizionamento. Invece di modificare la punta della pallottola al fine di indurre effetti espansivi, ad esempio bucando la punta come nelle hollow point o segandola come nelle classiche dum-dum inglesi, i fanti più industriosi e meno attrezzati sfilavano le pallottole, le palle, dal bossolo e le reinserivano girate.
Così facendo ottenevano due risultati. Non solo ne avanzavano il baricentro rendendole più precise nel tragitto verso il bersaglio, ma soprattutto le rendevano estremamente instabili e pronte a ribaltarsi al momento dell'impatto, determinando ferite estese e difficilissime da operare, anche quando non profonde. Questo munizionamento era proibito dalla Convenzione di Ginevra. Basti pensare che chi veniva sorpreso a praticare questa attività veniva fucilato sul posto. Va da sé che i soldati che avevano le palle girate erano così i più aggressivi e i più carogna, che non avevano niente da perdere, nemmeno la vita, gente dalla quale era meglio stare alla larga. State lontani, quindi, quando qualcuno ha le palle girate. Andiamo a conoscere il conte Camillo Negroni, iconico personaggio dell'epoca. Avventuriero, giramondo, elegante poliglotta, esteta gaudente, maestro di scherma, giocatore d'azzardo, cowboy negli Stati Uniti, scommettitore incallito, grand viveur e, naturalmente, gran bevitore. Nei suoi soggiorni londinesi e statunitensi aveva avuto modo di gustare i piaceri del bere miscelato già molto in voga in quegli anni, a dispetto dell'Italia dove invece stentava ad affermarsi. E così, tra il 1919 e il 1920, di ritorno da un viaggio a Londra, si portò a casa una gran voglia di gin, che andò subito a cercare nel suo bar di fiducia, l'aristocratico Caffè Casoni di Via dei Tornabuoni a Firenze. Era solito bere un aperitivo classico, il Milano-Torino, un cocktail che prende il nome dalle due città di provenienza degli ingredienti, il vermouth, tradizionalmente il Punta Mess di Torino, e il bitter, solitamente il Campari da Milano, e ci aggiungeva del seltz. Più tardi questo famosissimo pre-dinner prenderà il nome di americano, pare in omaggio al pugile Primo Carnera per i suoi successi negli Stati Uniti. Quel giorno chiese al barman Fosco Scarselli di irrobustire il suo aperitivo con una spruzzata di gin al posto del seltz. Fosco, allora poco più che un ragazzo, eseguì ossequioso e fu suo il tocco di colore. Per differenziare il cocktail del conte dagli altri, lo guarnì con una fetta d'arancia anziché di limone. Era nato il Negroni Cocktail. Conte piacque davvero tanto e da quel giorno entrava nel bar ordinando il solito,
Gli avventori, incuriositi da questa nuova bevanda, chiedevano un aperitivo alla maniera del Conte Negroni, poi semplicemente un Negroni. Da Firenze la fama del nuovo cocktail cominciò a diffondersi rapidamente. Pare che questo cocktail compaia nel ricettario del Floridita a Cuba già nel 1939 con il nome di Negrone, mentre nel 1949 lo ritroviamo citato in un libro spagnolo. E ha un sacco di varianti. Dal Cardinale, creato da Giovanni Raimondo nell'Hotel Excelsior a Roma nel 1950, in cui il Martini Rosso è sostituito con il Dry, al Negroni Sbagliato, creato negli anni 60 dal bartender Mirko Stocchetto nel Bar Basso di Milano. Nessuno sa se per errore o meno, Mirko sostituì il gin con lo spumante Brut, realizzando così un cocktail più leggero rispetto al Bugino Fiorentino, che subito riscosse molto successo. Altre modifiche hanno poi dato vita al Boulevardier, con il whisky al posto del gin, al Negroski, con la vodka al posto del gin, al Tegroni, a base di tequila, e al Japanese Negroni, con il sake al posto del gin. La ricetta classica è semplicissima: un terzo di gin, un terzo di bitter Campari, un terzo di vermouth rosso dolce, senza dimenticare mai la fettina d'arancia. Ma quali sono gli accorgimenti per un Negroni perfetto? Guardate Davide. Il bicchiere deve essere un tumbler basso che va raffreddato prima di cominciare. Basta riempirlo di ghiaccio, poi eliminare l'acqua di scioglimento con uno strainer. E la miscelazione. Il Negroni va preparato direttamente nel bicchiere raffreddato. Prima di tutto si riempie di ghiaccio, poi si versano i componenti rigorosamente in quest'ordine: gin, vermouth rosso, poi bitter, che ha una consistenza densa, per ultimo, così da consentire agli altri ingredienti di amalgamarsi alla perfezione. Alla fine, mescolare delicatamente con un cucchiaino lungo e guarnire con l'imprescindibile fettina d'arancia. Servire preferibilmente senza cannuccia, affinché durante la degustazione non si inalino i gas alcolici emanati dai vari ingredienti. Ah, pare che il nostro Camillo se ne scolasse una trentina al giorno, un numero impressionante, sebbene in origine venisse servito freddo, senza ghiaccio, in piccoli calici. Negroni, il re dei cocktail italiani. C'era una volta uno scazzamurreggio. Come? Non sapete che cosa sia uno scazzamurreggio? Beh, uno scazzamurreggio è un laurieggio. Neppure questo vi dice nulla. Proviamo con municeggio. Ancora niente? Beh, vabbè, mettiamolo così. Uno scazzamurreggio o municeggio o laurieggio è un carcaluro.
Se neppure il nome Carcaluru vi suona familiare, allora avete proprio bisogno di fare un piccolo viaggio nella magica terra delle fiabe, dove il folklore e il mito si incontrano e si fondono, si confondono e si fecondano. Scazzamurreggio, Municeggio, Laurieggio e Carcaluru sono i termini utilizzati nel Salento per indicare un particolare folletto presente in tutte le regioni d'Italia. Non è un essere malvagio, non è uno spirito, né l'anima di un defunto. Come scrive Rossella Barletta, questo singolare folletto ha un volto, un corpo e naturalmente ha un nome, anzi più nomignoli, diversi da luogo a luogo. Esseri analoghi si trovano sparsi un po' in tutto il mondo, con qualche differenza nelle fattezze, nell'abbigliamento, nella statura, ma con la stessa indole da burloni. Tutto ciò che di negativo, brutto ed indesiderato potesse accadere era attribuito al piccolo folletto. Tutto doveva avere un senso, anche gli eventi più inspiegabili, e spesso a conferire questo senso, sia pure in modo alquanto improbabile, era proprio lo scazzamurreggio. Era lui a nascondere gli utensili, era lui ad annodare le criniere e le code dei cavalli, ed era sempre lui a togliere il respiro durante la notte, accovacciandosi sul torace del dormiente. La parola Carcaluru, infatti, deriverebbe proprio da carcare, che significa premere, ad indicare la pressione esercitata dal folletto sul petto dell'ignaro addormentato. Se veniva trattato bene, il folletto si dimostrava benevolo, poteva occuparsi delle faccende domestiche, donare delle monete, accudire il bestiame. C'era una cosa alla quale era particolarmente legato: il suo cappello. Qualora gli fosse stato sottratto, avrebbe fatto di tutto pur di riaverlo, anche rivelare il luogo in cui erano nascosti inestimabili tesori. La prossima volta che perderete le chiavi o il portafoglio, non prendetevela subito con la vostra povera memoria. Pensate piuttosto che potreste aver fatto arrabbiare a vostra insaputa quel dispettoso e permaloso folletto domestico che è lo Carcaluru. Non abbiamo per nulla parlato di sesso quest'oggi. Rimediamo subito. Momento hot. Un segreto. Pare che l'anguria, oltre che il frutto dell'estate, sia anche il frutto dell'amore. No, non è la banana. L'anguria risveglia la libido grazie alla presenza di citrullina, una sostanza che sarebbe in grado di stimolare il sistema cardiocircolatorio, promuovendo la dilatazione e incrementando l'elasticità dei vasi sanguigni. Perciò sarebbe anche in grado di favorire l'erezione e contrastare la disfunzione erettile. La vasodilatazione aumenta il turgore dei corpi cavernosi e concorre all'erezione del pene. Inoltre, la citrullina diminuirebbe la fatica muscolare, faciliterebbe l'attività fisica aerobica e favorirebbe la ripresa psicofisica in caso di stress.
Vedo laggiù Marco, a cui brillano gli occhi, maschione salentino tutto tempestato di testosterone. Marco, devi mangiare la parte bianca dell'anguria, è lì che sta la sostanza miracolosa. E non esagerare, perché poi ti potrebbe succedere quello che è successo a mio cugino, che è rimasto incastrato durante un amplesso troppo focoso. Dopo molti infruttuosi tentativi di liberarsi, ha pure dovuto chiamare l'ambulanza tra l'imbarazzo generale. Ovviamente questa è una leggenda metropolitana che risale, pensate un po', al Medioevo. Tra i primi a riportare questo mito ci fu il nobile francese Geoffrey de la Tour Londry nel suo libro, un insieme di aneddoti scritti nel XVI secolo per insegnare alle fanciulle del tempo come comportarsi in campo amoroso. De la Tour Londry racconta di due amanti, costretti per ore in un abbraccio scandaloso sull'altare di una chiesa, che vengono colti in flagrante dagli ecclesiastici giunti sul luogo. La leggenda degli amanti incastrati si è poi tramandata nei secoli. Il medico canadese William Osler nel 1884 coniò un termine per descrivere il fenomeno: penis captivus, che letteralmente vuol dire pene imprigionato. Lo scienziato, però, noto per essere anche un arguto scrittore e un burlone, descrisse il fenomeno per sbeffeggiare i colleghi. Perché allora il falso mito continua a circolare? Forse come monito, la leggenda spesso racconta la pubblica punizione di chi trasgredisce una norma sociale, cioè la fedeltà coniugale, ed il fatto poi che questa storia venga raccontata da medici e infermieri che la riportano come aneddoto, la legittima e fa pensare a chi la diffonde che possa essere vera. Tranquillo, non rimarrai incastrato. State attenti però alla posizione dell'amazzone. Secondo quanto riportato da uno studio pubblicato sulla rivista Advances in Urology, questa posizione sarebbe causa di circa la metà dei traumi da frattura del pene. Un trauma caratterizzato dall'improvvisa e dolorosa rottura delle strutture che determinano l'erezione. Insomma, una gran rottura di... E dalle amazzone a Cleopatra. Pare che la regina, dipinta come femme fatale, donna sessualmente libera e moderna, abbia inventato il primo vibratore, efficacissimo. Una zucca vuota di forma fallica, piena di api vive che, muovendosi, vibravano. Che monella! Destinazione altrove vi dà due consigli di viaggio culturali. Musei. Due musei unici al mondo. A Londra, Camden Market, andate a vedere il Vagina Museum. È aperto dal 2019 per diffondere informazioni corrette sulla vagina e sulla vulva, permettendo alle persone di acquisire maggiore consapevolezza, di abbattere i tabù e di combattere i pregiudizi e lo stigma che possono associarsi alle problematiche ginecologiche. Si trova invece a Reykjavik il museo dedicato al pene. Il museo fallologico islandese contiene una collezione di 209 peni e parti di pene appartenenti a pressoché tutti i mammiferi terrestri e marini presenti in Islanda. Ok, fine del momento hot.
torniamo seri, torniamo a leggere libri. Un libro che tutti gli amanti del mare dovrebbero assolutamente avere sul comodino e leggere ogni sera. Si chiama Breviario del Mediterraneo ed è di Predrag Matvejevic. Vi leggerò un estratto. È difficile indovinare il vero colore del mare. Ce ne sono tanti, vari, irraggiungibili. Lo definiscono solitamente azzurro, ma non lo è sempre. Sotto le nuvole è grigio, nell'oscurità nero. Al sorgere e al tramontare del sole è dorato. Talvolta, sul far della sera, roseo o perfino rosso. Nel momento in cui si urla di spuma diventa bianco ed effervescente. Nelle intemperie è plumbeo. Dove è poco profondo diventa verde, qui trasparente e là torbido. Non si sa com'è, quando la brezza dell'alba ne increspa la superficie o la bufera vi apre solchi profondi, quando l'una e l'altra li lasciano sopra le figure del loro gioco o della loro follia. A Omero pareva che il mare, di notte, avesse il colore del vino denso delle isole. Le circostanze in cui il reciproco lavoro dei venti, delle onde e della pioggia influisce sul colore del mare non sono rare. Lo scirocco rende il mare verdastro e un po' annebbiato, mentre la bora lo fa più azzurro e trasparente. I venti più forti provenienti da settentrione ne fanno scoprire il fondo e in un certo senso modificano il nostro rapporto con le profondità. In quelle occasioni il mare è davvero assoluto e si potrebbe dire, senza stare a cercare troppo altri paragoni, nudo. Le correnti marine somigliano a immensi fiumi. Sono ostinate e silenziose, non determinabili né contenibili. A differenza dei fiumi, però, non se ne conoscono l'esatta sorgente né la foce. L'una e l'altra si trovano in qualche punto del mare, non se ne conoscono con esattezza le dimensioni né come le loro acque si separino dalle altre. Il loro letto resta pur sempre il mare. Alcune si possono scorgere dall'alto delle rocce sulle coste. I marinai sono convinti di saperle distinguere dalla cima dell'albero maestro. Talora, soprattutto quando il mare si placa del tutto, i loro contorni rendono variegata la superficie marina, creano enormi insenature senza riva, ora più luminose, ora più scure delle acque circostanti. Forse sono i gabbiani a conoscere meglio di ogni altro la natura delle varie correnti, la loro lunghezza o durata, ciò che contengono o portano in sé. Breviario del Mediterraneo, Predrag Matvejevic. Questa volta è Luis Sepúlveda, storia di una balena bianca raccontata da lei stessa. Io, la balena del colore della luna, abito nel mare delimitato dalla terra dove spunta il chiarore del giorno.
e dall'orizzonte in cui il sole si immerge per far posto alle stelle. L'acqua è fredda, attraversata da correnti gelide che arrivano dai lontani confini, dove tutto è bianco e il mare si trasforma in una immensa roccia color sale, che cresce quando le notti sono molto lunghe e cala quando i giorni sembrano non aver fine. Io, la balena del colore della luna, sono un maschio della specie dei capodogli, della stirpe dei fiordi e delle isole. Io, il capodoglio del colore della luna, sono nato nelle acque fredde che circondano un'isola detta dagli uomini Mocha, e sono l'erede della forza e della resistenza di tutti i maschi del gruppo. Ho succhiato il latte denso di mia madre, protetto da lei e da loro, fino a raggiungere le dimensioni necessarie a diventare la creatura più grande di tutto l'oceano, quella che vive in assoluta solitudine. Il mio mondo è fatto di silenzio. Nessuna creatura si lamenta, grida, grugnisce o strilla sotto la superficie. E solo noi giganti rompiamo a volte la quiete. Io, che sono della specie dei capodogli, emetto il mio schiocco. Le balenottere azzurre e le balene calderon si orientano e si guidano a vicenda grazie ad una serie di canti armoniosi che rallegrano la solitudine notturna, mentre i veloci delfini si convocano per i loro lunghi viaggi con sibili che tengono unito il gruppo. Non si ascolta altro nelle profondità marine. Sulla superficie, invece, risuonano incessanti il fruscio del vento, il fragore delle onde, le grida dei gabbiani e dei cormorani e, a volte, la voce dell'essere meno adatto a vivere sul mare, l'uomo. Ho letto moltissimi libri, ma ho dimenticato la maggior parte di essi. Ma allora, qual è lo scopo della lettura? Domandò un allievo al suo maestro. Il maestro non gli rispose e gli disse di aver sete. Chiese al ragazzo di prendergli dell'acqua usando un vecchio setaccio tutto sporco che era lì in terra. L'allievo trasalì, poiché sapeva che era una richiesta priva di logica. Tuttavia, non poteva contraddire il proprio maestro. Prese il setaccio. Ogni volta che immergeva il setaccio nel fiume, non riusciva a fare nemmeno un passo verso il maestro, che non ne rimaneva neanche una goccia.
Provò e riprovò decine di volte, ma per quanto cercasse di correre più veloce, l'acqua continuava a passare in mezzo a tutti i fori del setaccio e si perdeva lungo il tragitto. Stremato, si sedette accanto al maestro e disse: «Non riesco a prendere l'acqua con quel setaccio. Perdonatemi, maestro, è impossibile. E io ho fallito nel mio compito». Rispose il vecchio sorridendo, tu non hai fallito. Guarda il setaccio. Adesso è come nuovo. L'acqua, filtrando dai suoi buchi, lo ha ripulito. Quando leggi dei libri, continuò il maestro, tu sei come il setaccio, ed essi sono come l'acqua del fiume. Non importa se non riesci a trattenere nella tua memoria tutta l'acqua che essi fanno scorrere in te, poiché i libri, con le idee, le emozioni, la conoscenza, la verità che vi troverai tra le pagine, puliranno la tua mente e il tuo spirito e ti renderanno una persona migliore e rinnovata. Questo è lo scopo della lettura. Ho trovato un video su YouTube in cui un distinto signore anziano inquadrato di tre quarti dice, presentandosi alla telecamera con un sorrisetto divertito: Hi, my name is Bob Butt, aka Rosebud. I invented the Long Island Iced Tea. Non attivate i sottotitoli in italiano perché verrebbe fuori qualcosa come: Ciao, sono Roberto De Retano, detto anche Bocciolo di Rosa. Ho inventato il Long Island Iced Tea. Naturalmente uno pensa subito che il simpatico vecchietto sia un innocuo squilibrato. E invece no. ...1972, Long Island, Oak Beach Inn, Babylon Village, New York. Un posto fichissimo, sul mare, di dubbia reputazione, ma per anni uno dei locali di maggior richiamo di Long Island. Un controverso nightclub, un chiassoso disco bar da spiaggia di Hampton Bays, frequentato da beoni newyorkesi in vacanza e da motociclisti che ingaggiano insensate gare giorno e notte. Bob è un giovane barman in camicia hawaiana che trascorre la vita sulla spiaggia bevendo cose alcoliche colorate e cercando di fare colpo sulle giovani turiste. Un giorno Robert Matterson, il proprietario dell'Oak Beach Inn, quello che gli aveva dato il soprannome Rosebud, bocciolo di rosa, pensando a come utilizzare le bottiglie di triple sec che languivano sugli scaffali, lancia un contest improvvisato tra i suoi 23 bartenders per vedere chi avrebbe usato meglio il liquore aromatizzato all'arancia. La consegna era semplice: creare un cocktail nuovo con il triple sec tra gli ingredienti, in grado di interpretare al meglio il mood del locale. Bob lancia un rapido sguardo alla sua postazione di lavoro. Oltre al liquore all'arancia, ci sono i classici in prima vista. Gin, vodka, tequila, rum, i quattro spiriti bianchi. E c'è anche lo sweet and sour, uno sciroppo di zucchero con succo di limone. E che cosa fa il nostro Bob così per ridere?
una incredibile tamarrata. Prende un highball pieno di ghiaccio e uno sciottino alla volta ci versa i quattro spiriti bianchi, il triple sec e poi lo sweet and sour. Viene fuori una roba anonima alla vista, innocua, trasparente, impersonale. A lui piacciono le cose colorate e allora ci versa uno schizzetto di Coca-Cola da una bottiglietta che aveva accanto. Ora ha l'aspetto innocente di un tè freddo, piacevolissimo e rinfrescante. Bob vince il contest a mani basse e l'intruglio improvvisato fu un successo immediato, diventando in breve tempo l'hard cocktail della casa. A fine 70 era diffuso in tutta Long Island e dagli anni 80 ha conquistato il mondo, il perfetto cocktail ricreativo ad alto tenore alcolico, diffusissimo nelle feste e nei party. Un contemporary classic, come lo definisce l'IBA, nato per gioco e per caso. Long Island Iced Tea, l'ultimo dei cocktail di questa sera, a destinazione altrove, 90 minuti alla deriva, con Massimo Colazzo e i vinili di Max Nocco, ospiti qui a Nuvole del Castello Volante. All the time. I don't think it affects the situation, and it is unprecedented that a person has been pursued the manner in which Zuma has been pursued. As you know, there's been almost a ding-dong thing in this case. They have been appealing and we have been appealing all the time. I don't think it affects the situation, and it is unprecedented that a person has been pursued the manner in which Zuma has been pursued. As you know, there's been almost a ding-dong thing in this case. And they have been appealing and we have been appealing all the time. I don't think it affects the situation. And it is unprecedented that a person has been pursued the manner in which Zuma has been pursued. As you know, there's been almost a ding-dong thing in this case. And they have been appealing and we have been appealing all the time. I don't think it affects the situation. And it is unprecedented that a person has been pursued the manner in which Zuma has been pursued. E abbiamo cominciato questa lunghissima puntata di Destinazione Altrove, ospiti qui a Nuvole, puntata che ritroverete in podcast sulle maggiori piattaforme, cercatela, Destinazione Altrove, Nuvole, e tutto questo è possibile grazie allo straordinario lavoro tecnico, voglio ringraziarlo pubblicamente, di Nico Aloisi. Grazie Nico per aver reso possibile questa serata meravigliosa, tecnicamente ineccepibile. Abbiamo cominciato con una citazione di una poesia di Baudelaire, finiamo con una citazione di Baudelaire. Ubriacatevi, bisogna sempre essere ubriachi. E tutto qui è l'unico problema. Per non sentire l'orribile fardello del tempo che vi spezza la schiena e vi piega a terra, dovete ubriacarvi senza tregua. Ma di che cosa? Di vino, di poesia o di virtù? Come vi pare, ma ubriacatevi. E se talvolta sui gradini di un palazzo, sull'erba verde di un fosso, nella tetra solitudine della vostra stanza, vi risvegliate perché l'ebbrezza è diminuita o scomparsa, chiedete al vento, alle stelle, gli uccelli, l'orologio, a tutto ciò che fugge,
a tutto ciò che geme, a tutto ciò che scorre, a tutto ciò che canta, a tutto ciò che parla, chiedete che ora è. E il vento, le onde, le stelle, gli uccelli, l'orologio vi risponderanno: è ora di ubriacarsi. Per non essere schiavi martirizzati dal tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre, di vino, di poesia o di virtù, come vi pare. Grazie per esserci stati questa sera qui a Nuvole, Castello Volante di Corigliano d'Otranto. Grazie a tutti voi, grazie all'amico di Inseparabili Serate, Max Nocco, a Davide Barman, a Nicolo, parte tecnica, naturalmente a chi ci ha ospitato, Nuvole. Grazie a tutti voi. Destinazione Altrove la trovate in podcast, e in podcast trovate anche una breve storia della musica a cura di Massimo Colazzo e Max Nocco. Ciao. Radio.